potete facilmente immaginare cosa vuol dire essere nella situazione di dover mettere le mani dentro ad un oggetto come questo del Palladio, e quale può essere proprio l'emozione, quell'emozione che fa tremare le ginocchia, che ti fa anche un po' perdere i lumi della ragione. Io devo dire, ci sono stato in questa situazione così, e mi sono agganciato, mi sono tenuto stretto tre concetti fondamentali che sentivo lì dentro, sentivo dentro questi spazi e che, devo dire, continuavano a uscire fuori durante le ore di lavoro, le ore di progettazione e poi anche l'esecuzione stessa. E queste tre parole sono proporzione, prospettiva e proprietà. Cominciamo a vedere qui, non so perché, ma le proporzioni di quella sala sono veramente incredibili. Sono incredibili e Palladio lo sapeva bene, infatti Palladio lo ha citato, lui nei suoi libri, nei suoi quattro libri sull'architettura, aveva proprio detto come dovevano essere le sale, perché le sale possono essere solamente quadrate, rotonde o rettangolari. E quando sono rettangolari devono essere ben fatte e con un modulo preciso, con un criterio preciso, per cui la larghezza deve corrispondere ad un multiplo della lunghezza. E così questa sala qui, se andate a misurarla, è larga circa 11 metri e lunga circa 33 metri. È 10,40 per 32 e qualche cosa. E l'altezza ugualmente è altrettanto perfettamente proporzionata. È alta 15 metri, di cui 10 metri sotto il cornicione e 5 metri sopra il cornicione. Sono misure, sono numeri, probabilmente non dicono niente. Beh, quando siete dentro quella sala li sentite proprio tutti quanti sulla pelle. Ecco, intervenire in queste proporzioni bisognava proprio stare molto molto attenti, molto molto accorti a non andare a rompere tutto questo. E questa sala, che era un refettorio, era una sala che aveva sì una buona serie di vecchi, ma dove dentro anche dei mobili, dei tavoli, degli scaglie, delle panchine, delle G, delle pedane. E noi oggi quella sala invece la vivremo, la sala vivrà al 90% del suo tempo vuota. E quindi abbiamo dovuto un po' preoccuparci che queste proporzioni stessero sempre in buon equilibrio. E il pavimento di legno, così come è, così come non è mai stato, perché il pavimento lì era di pietra, proprio sostituisce questa mancanza di quell'arredo che non c'è più e che oggi appunto non servirebbe. Le proporzioni poi non sono niente senza quella prospettiva inaudita che il Veronese ha anche esaltato con il suo dipinto e che sono quel meraviglioso senso di veduta dove lo sguardo corre e va a finire proprio al centro del dipinto del Veronese, dove si incrociano tutte le linee e dove si incrociano le linee dei cornicioni, le linee delle boiserie, tutte le linee di fumo. Noi questa prospettiva l'abbiamo solamente sottolineata con un cambio di legno, di materiale sul pavimento, facendo vedere che quella prospettiva lì c'è e si sente anche dal fondo della sala. E le proprietà. Che cos'è un'architettura se la proprietà dei materiali non è una proprietà che equivale alla meraviglia di quello che il materiale realizza? E qui abbiamo lavorato proprio con rovere e noce, masselli, in grosso spessore, un legno, dei legni meravigliosi. Dei legni meravigliosi come sono i legni, non come sono i pannelli, le linee,
legni che si usano oggi per fare la cucina. È il legno fatto di piccole doghe, dove il tema di progetto è come mettere insieme queste piccole doghe di legno, dove una grande parete di legno è fatta da tanti piccoli pezzi che si mettono insieme con una regola, con un criterio, con un disegno. Queste tre cose qui mi hanno permesso di tenere un po' ferme le gambe che tremavano e di arrivare a presentarvi questa cosa questa sera, che probabilmente vi sorprenderà entrando, ma quando siete dentro credo che quel senso di pace che c'era quando i frati lì dentro mangiavano, quando forse qualche abate, qualche priore predicava nel silenzio, e quel senso lì c'è ancora.